Buon pomeriggio e ben ritrovati per il nostro flash di aggiornamento sulle principali notizie a metà giornata. Donald Trump ha disposto sanzioni economiche contro la Turchia per l'intervento in Siria. Il presidente americano, tramite il suo vice, di recarsi ad Ankara per avviare trattative per il cessate il fuoco. Chiunque difenda i curdi è il benvenuto. Intanto il ministro degli esteri italiano Di Maio ha accusato Ankara di essere la sola responsabile del conflitto. Per il presidente turco Erdogan, la comunità internazionale deve sostenere i nostri sforzi e accetti i rifugiati dalla Siria. E tra l'altro ha scatenato una grossa polemica con l'Unione Europea. Le prese di posizione negative continuano, come anche la Cina, che ha invitato Erdogan a porre fine immediatamente al suo intervento militare nella regione e trovare la strada giusta per una risoluzione politica. Occupiamoci adesso di lavoro irregolare. Nel 2017 l'economia non osservata vale circa 211 miliardi di euro, circa il 12% del prodotto interno lordo. E quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat, in cui si precisa che l'economia sommersa ammonta a poco meno di 192 miliardi di euro. Le unità di lavoro irregolari nel 2017 sono 3 milioni e 700 mila, in crescita di 25.000 unità rispetto al 2016. In attesa della firma del capo dello Stato Mattarella, dopo lo scioglimento da parte del Ministero dell'Interno, si è insediata nella mattinata di lunedì al comune di Cerignola nel Foggiano la commissione straordinaria propedeutica che guiderà il centro Pantino. Si tratta di un ex prefetto in congedo, di una vice in congedo e di un dirigente. Dopo il loro arrivo hanno avuto un breve incontro con il segretario del comune di Cerignola, la dottoressa Claudione. Inoltre si è saputo che il prefetto di Poggio a Grassi ha sospeso in via cautelare tutte le funzioni del Consiglio Comunale. Ora per la città comincia un lungo periodo di incertezze. Spostiamoci adesso a Lucera, dove è stato presentato un corso per la gestione di allevamenti zootecnici. Anna Ricciardi, Telecattolica. Presso Mondo Nuovo APS a Lucera è stato presentato il corso operatore e operatrice per la gestione degli allevamenti zootecnici Por Puglia FESR FSE 2014-2020 Fondo Sociale Europeo. Il corso prevede 900 ore curriculari, di cui 200 ore di stage in regione, 70 ore di stage fuori regione e 110 ore extracurriculari di orientamento e accompagnamento al lavoro. Potranno partecipare al corso 20 giovani fino a 35 anni di età, maschi e femmine, disoccupati o inattivi, residenti o domiciliati in un comune della regione Puglia. Ai corsisti potrà essere riconosciuta un'indennità di frequenza. Agli allievi che frequenteranno il corso e supereranno l'esame finale verrà rilasciato l'attestato di qualifica professionale di operatore o operatrice per la gestione degli allevamenti zootecnici. Sarà data possibilità inoltre agli allievi che dimostreranno di possedere competenze in lingua inglese o informatica di certificare le proprie competenze. Alla presentazione del corso, per cui sono aperte le iscrizioni, erano presenti il sindaco di Lucera Antonio Tutolo, Angelo Miano, imprenditore zootecnico, Stefano Catapano, direttore del corso, Giulia Mucelli, progettista del corso, e Anna Maria Schiavone, referente del Centro per l'Impiego di Lucera. Ed in chiusura la pagina sportiva, il calcio torna ad allenarsi l'Audace Cerignola. Dopo lo scialbo 0-0 di domenica contro il Bitonto e soprattutto l'attesa per l'ingresso dei due nuovi acquisti, Rodriguez e Sansone, la formazione giallo-blu comincia la preparazione in vista della partita di campionato del prossimo weekend in trasferta contro il Sorrento. Obiettivo ovviamente cercare i 3 punti ed anche se non è arrivata la sconfitta domenica scorsa, l'imperativo adesso diventa quello di uscire ad allontanarsi dalla zona pericolo. Per questo aggiornamento sulle notizie di metà giornata ci fermiamo qui. Prossimo appuntamento con Speciale News Web 24, come sempre, questa sera con prima serata. A più tardi.